Dici qualcosa, Gianluca. Stiamo partendo adesso per il nostro viaggio avventuroso a Liegi e sarà un viaggio di merda. Perché dici così? Perché sono 14 ore. Partiamo con un autista che soffre il pullman, quindi da Dio. Martullo, sorridi. Sto dedicando la mia dose di salute. Sabato d'oro, sorrisino, agosto. Nevica e fa freddo. Come sta andando il viaggio? Dai, allora, abbastanza stressante. Per quale motivo? Lungo. Ma boh, i sedili sono stretti, il viaggio è troppo lungo. La gente puzza, quello è un guaio. Boh, non si capisce. Lo so. E comunque Liegi si chiama la città ardente perché qui si muove molto, dunque tutti i scioperi, tutti i movimenti, Liegi è forte, dunque c'è molta giovinezza, c'è molti stranieri, dunque culturale va bene e molti artisti a Liegi, molti. Ecco, queste case, ma quelle più strette, sono tutte case che erano per i minatori, dunque dopo li hanno un po' trasformate. Ecco, qui anche a sinistra, Terril. Dunque per me è molto importante questo sito e mi fa molto piacere di accogliervi qui su questo sito. Ecco. Buona visita. Grazie.
Dunque ha detto che vedete che c'è la neve in certi posti e in certi posti no, perché il carbone brucia ancora, siamo su un, il terreno brucia, c'è ancora perché caldo, c'è una compressione con il carbone che riscalda e dunque ogni tanto tipo d'estate il fume esce. Sì. Vedete il fume che esce? Qui c'è un terrile a Chauffauteur. No, Herstal. E allora là il si è effondrato a un certo momento perché prendeva fuoco sotto e si è aperto e una parte è scesa giù e anche sulle case. Quindi che lui ha avuto in miniera suo nonno, il suo bisnonno e ha degli antenati anche che vengono dalla Polonia. Uh-huh. Dice che qui prima erano polacchi che facevano i vinatori, poi dopo molti italiani, poi molti marocchini e molti turchi. Sì. Mm. Qui siamo nella sala degli appesi. Allora, ne croyez pas que c'est parce qu'il y avait des mineurs qui se pendaient ici. Non è che si appiccavano. No. Dunque la corda serviva a mettere gli abiti, e la mandavano su e mettevano il lucchetto sotto per non rubare qualcosa. Allora, sì, on l'a appelé un peu la salle des pendus, qu'on a donné un nom un peu sinistre. C'est parce que quand il y avait un changement de pose, quand il y avait eu un changement d'équipe, quel nom un peu sinistre, perché quando cambiavano i turni, voilà, ce qui se passait, c'est que quand des vêtements restaient en haut, donc quand des vêtements restaient là au-dessus, ça voulait dire qu'il y avait un malheur qui était arrivé en bas. Dunque, quando gli abiti erano sopra, vuol dire che c'era successo qualcosa sotto, che il minatore era sotto terra. Donc il y avait, je veux dire, trois équipes. Il y avait l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi et l'équipe du soir. Les squadres qui lavoravano la mattina, il pomeriggio e la sera. Alors, l'équipe du matin s'occupait de faire tous les forages pour mettre les explosifs. D'accord. Quella squadra del mattino faceva i fori per mettere della dinamite. Et mon grand-père, c'est ce qu'il faisait. Il mettait les explosifs et il les allumait. On appelait ça un boutier. Donc c'était un boutier. Ils l'appelaient un boutier. Et alors lui, il mettait les explosifs. On faisait exploser tout ça pendant le changement de pause. Donc quand il y avait le changement de pause. Quand il y avait le changement de la matinée, le pomeriggio, on faisait exploser. Alors l'après-midi, les pauses de l'après-midi, évacuaient tout le charbon. Quella del pomeriggio évacuava tutto il carbone. Et ceux de la nuit, quelli della notte, ils rebouchaient les trous. Donc avec la matière qui n'était pas du charbon, ils mettevano i buchi. Donc ça c'était quand c'était très moderne. Mais il faut savoir que bien avant ça se faisait pas comme ça. C'était des gens qui allaient gratter simplement avec une petite pelle pour extraire le charbon. Prima non facevano esplodere, ma andavano con il picco e c'était tellement dangereux que quand on recommençait, donc ils arrêtaient le dimanche. Donc le dimanche c'est jour férié, jour du Seigneur, donc on ne travaillait pas à la mine le dimanche. Et le lundi, quand il fallait recommencer, il y avait souvent du gaz à la galerie, d'accord ? Il y avait du gaz. Alors, on désignait une personne. C'était quelqu'un qui désignait, en général, c'était toujours le plus jeune et le célibataire. Il était désigné. Mandavano giù il più giovane e che non era sposato. Il était désigné pour aller vérifier s'il y avait du gaz. Alors, pour lui doveva andare a vedere se c'era. Alors, pour vérifier comment il faisait, on lui mettait tous des bordages autour de lui. Li mettevano come una mummia. Il avait un genre de canne à pêche, d'accord, avec une petite flamme au bout. Et il avançait comme ça dans les galeries.
con un pezzo jusqu'à di legno, che ça flambe et andava con una fiamma e vedere quando. Allora, vous doutez bien que souvent il y avait des morts. Ogni tanto c'erano dei morti. C'était de la folie pure. Mais alors, vous allez voir, si vous allez ici, vous allez voir une petite bouteille de Pequet. Donc, c'est-à-dire, il y a des grandes bouteilles et puis il y a des petites bouteilles de Pequet. Sono grandi bottiglie e piccole bottiglie di grappa. Oui, grappa. Oui, c'est ça. Oui, grappa. Oui, parce que c'est la même chose. On donnait toujours cette petite bouteille, parce qu'elle est un peu plus petite que les autres, à la personne qui était désignée. Gli davano questa bottiglia a lui il giorno prima. Voilà, comme ça commence. Sapeva che il allait certainement mourir, lui donnait. Beveva questa bottiglia così andava tranquillo. Alors, senza paura. Senza paura. Voilà, oui. Alors, come in guerra. Parce qu'il faut savoir que les premières révoltes ouvrières, i primi scioperi che hanno fatto i minatori, che l'hanno fatto. Ce sont les mineurs, hein, ce sont les vrais mineurs qui ont vraiment, je veux dire, lancé le mouvement. Si aujourd'hui i primi scioperi sono stati minatori, si on a une très belle qualité de vie, si on a une sécurité sociale, si on a tout un système hospitalier qui va très très bien, c'est grâce à ces mineurs qui se sont battus. Quelli che erano sono i minatori che si sono hanno combattuto scioperi per poter migliorare la vita. E lui dice che tu vieni dai minatori. Niente, mio padre ha continuato a lavorare in mina, proprio qua, in questa mina qua, e poi negli anni che ha chiuso la mina, lui è rimasto con un anno, solo che non aveva tanti soldi in casa integrazione, come si chiama in Italia. Casa integrazione, sì. Allora lui ha voluto ritornare a Pavullo, è ritornato a Pavullo, io essendo sposata sono rimasta qua perché mi aveva chiesto di andare con loro, ma avevamo il lavoro, io e mio marito avevamo paura, insomma. E lui è ritornato qua e è andato a lavorare a Sassuolo, nelle ceramiche di Sassuolo. Ho capito. Fino alla sua pensione. Okay. A posto, sì. Fino alla sua pensione di là, insomma. E poi lui percepiva la pensione di vecchiaia di qua più la silicosi, perché era c'aveva 89% di silicosi. Però. Sì, perché fra forse la mina e la ceramica. È un problema, ce l'aveva. Sì. E poi lui ha cominciato a non avere più ossigeno e per 4 anni ha avuto questo ossigeno, queste bombole, insomma, e poi è morto. Attaccato sempre. Sì. È morto 16 anni fa. Parliamo di Rita, che è presidente di un'associazione molto importante. Deve spiegare ai ragazzi che cosa fa questa associazione. Allora, questa associazione è 20 anni che c'è. Prima c'era un altro presidente che era il signor Bortolani, poi c'è stato Benini, sempre emiliani, romagnoli, e poi l'ho ripresa io. Quanto e loro tempo fa? Erano anziani, sarà 5 anni adesso, 5 anni che ce l'ho. E siamo il comitato, dunque Ivano segretario, la mamma di Ivano è vicepresidente perché è anziana, ci abbiamo voluto dare il nome perché il ruolo di questo, perché lei è più di me che era nell'associazione, l'aveva creata anche lei con suo marito. E poi c'è mi occupo di questa associazione perché noi facciamo 3 feste all'anno. Allora il comune ci dà le sale gratuite, come ho detto prima, queste le abbiamo gratuite. E poi solo quello non ci aiuta in niente altro, perché anche loro hanno. Il comune ha i suoi problemi anche lui, Come qua il lavoro non ce l'ha nemmeno. Non c'è neanche qua il lavoro. Ma no. Questa associazione sì, ci fa ritrovare insieme tutti gli italiani, come ha detto prima il sindaco, molti siciliani, perché gli emiliani e romagnoli ce ne sono poco. Ce ne erano, sono andati via. Sono tornati in Italia oppure sono morti, no, sono morti. Ah, perché erano presi dalla silicosi. Allora come tante persone che erano emiliani e romagnoli sono morti, insomma. Dunque noi abbiamo più siciliani e abruzzesi, insomma. Di giù comunque, molta gente del sud. E comunque queste feste si fanno. C'è molta movimento e persone. E le persone aspettano queste feste. Ecco. Sì. Aspettano perché ci ritroviamo italiane, perché che siano dal sud o dal nord siamo sempre italiani per me. Anche per loro spero. Sì, così ci ritroviamo, così ballano, mangiano e si divertono una serata, perché anche durante la settimana hanno i nipoti da tenere, hanno i figli che vanno a mangiare, e loro queste feste ci piacciono per quello, almeno una volta dice usciamo.
E siamo tranquilli, e ci siamo tranquilli, ecco. In compagnia. Ecco. Dunque, qui, qui è la stazione di Tilleur, è qui che scendevano gli italiani per andare in miniera. Accendevano qui, a destra, adesso non c'è più la stazione, l'hanno chiusa. Si diceva avrete un buon salario, vi faremo gli spaghetti tutti i giorni, eccetera eccetera. Contrariamente a tutto questo sono venuti ad abitare nelle baracche, baracmo e le baracche che erano di tola e di lamiera, che d'inverno erano troppo fredde, d'estate non si poteva neanche stare da casa. Erano queste baracche, ecco, queste baracche erano e baracche che avevano servito ai tedeschi quando hanno occupato il Belgio per metterci i belgi prigionieri e farli lavorare nelle miniere. Poi, dopo la liberazione, sono servite ai belgi per mettere i tedeschi i prigionieri, erano campi di, non dico di concentramento, ma campi di prigionia. Era vietato, alcuni dicevano anche, alcuni caffè, c'erano degli affissi dove si diceva vietato ai cani e agli italiani. Però comunque questi italiani non sono rimasti con le mani in mano, si sono dati da fare, si sono organizzati. Poi man mano le famiglie venivano a trovarli, c'era il raggiungimento familiare e cercavano di andare fuori dalle baracche e farsi una casetta, così affittarla poi man mano. Della rue Piero di Sarieggi, è un quartiere intero che è stato salvato dagli italiani, perché hanno trasformato quelle piccole casette che c'erano lì, che erano dei tudì, erano delle baracche, dei tuguri, e le hanno fatte delle belle case, lui abita lì e sono delle belle case straordinarie. Insomma, ecco. Erano obbligati di lavorare nelle miniere durante 5 anni, obbligati. Era la condizione sine qua non per avere un permesso che poi ti permetteva, un permesso di lavoro, perché esistevano permessi di lavoro A, B e C. Per avere il permesso A che ti dava la possibilità di andare a lavorare in altri settori dell'economia, dell'industria, però se non facevi 5 anni in miniera non potevi avere il permesso A. E in 5 anni uno si ammala e la silicosi, che era la malattia che i minatori si prendevano lì, quelli che lavoravano nel fondo, non era riconosciuta. I belgi lavoravano in miniera, avevano la silicosi e non gli era riconosciuta come malattia professionale. E possiamo dire che è partita da qui questa battaglia, da qui, proprio da qui, da questi muri. Se loro potessero parlare, qualcosa la direbbero in questo senso. E era guidata dal fondatore della Leonardo da Vinci, che è un vostro compaesano, un riminese, Gino Ghirardelli, che insomma attorno a sé ha coinvolto associazioni, partiti, le istituzioni belghe italiane, il Parlamento italiano, insomma, e si sono dati da fare e finalmente, dopo tante battaglie, è stata riconosciuta. Il ministro Leviotton, che è di qua di Varenne, a una quarantina di chilometri di qua, era ministro degli affari sociali e ha capito che questa era una battaglia che i nostri connazionali portavano avanti per il bene di tutti, non solo per gli italiani, che poi tutti ne hanno beneficiato, visto che ne hanno soffritto.
Un'altra battaglia è stata quella per il diritto di voto. Voi sapete che quando arrivavano qui, soprattutto nel quadro degli accordi, non potevano fare né politica né sindacato, non potevano occuparsi di niente, né aprire delle associazioni, era vietato, dovevano lavorare nelle miniere, chiuderla e basta. E i nostri italiani invece non si sono adattati a questo, hanno fatto, sono andati avanti con le loro lotte, si sono impegnati nei sindacati. La Leonardo è nata proprio per questo, perché non si potevano fare, per esempio gli italiani non potevano fare politica, non potevano riunirsi, quindi si formò la Leonardo come associazione. Tra le altre cose, nello statuto dovevano essere 3 belgi, credo, e 3 italiani. Due terzi belgi e un terzo italiani, che formavano un'associazione. Quindi all'epoca, diciamocelo, erano associazioni di sinistra, comuniste, antifasciste soprattutto, e quindi formarono queste associazioni con l'aiuto del Partito Comunista Belga, e via l'associazione si faceva clandestinamente politica. Perché non bisogna dimenticarlo, il razzismo che noi abbiamo patito, che i belgi ci hanno fatto pagare a caro prezzo, era dato uno dallo straniero che veniva a lavorare nelle proprie fabbriche, e come diceva Angelo, si adattavano bene a trovare lavoro, a trovare delle case, progredivano in maniera abbastanza veloce e cercavano di integrarsi come potevano. Ma la seconda ragione era quella che noi eravamo il nemico. Non dimentichiamoci che l'Italia era alleata con la Germania, invece quindi nemica del Belgio. Quindi vedevano l'italiano come il nemico che veniva dalla loro terra a lavorare. Queste erano le ragioni per cui fondamentalmente i belgi erano razzisti nei confronti degli italiani. Poi c'è stata una rottura profonda dopo il disastro di Marcinelle, e allora là le cose sono cambiate, e l'uomo è stato messo in primo piano, quindi il contesto che era dietro è stato un po' dimenticato, diciamo. Per raccontare quindi anche la loro storia, partendo dal punto di vista del luogo, del Belgio, dell'Imburgo. Loro parlano di generazioni, prima, seconda, terza, sul momento dell'arrivo o della nascita. Yolanda, lei è la prima generazione, quando è nata. I nonni e i miei genitori sono venuti qui del 23, da Belluno, nel Veneto. Non sono venuti per avventure, sono venuti per bisogno. E poi sono nata io nel 33, i miei erano i primi. Noi siamo i secondi, e dopo, da tutto il tempo di guerra, gli italiani non sono venuti. Nel 1946 è cominciato le grandi immigrazioni. I tuoi sono arrivati? Nel 23. Io ma per lavorare dove? Qui nella miniera. Sì, non c'era altro. Sono venuti qui perché prima erano nella Valonia, da dove venite voi, ma lì non avevano case, e hanno promesso, perché queste sono le miniere più moderne, e chi veniva a lavorare qui ci davano una casa.
allora sono venuti qui e hanno fatto venire dall'Italia. Sia mia mamma che mio papà sono morti dalla malattia della miniera. Come si chiama? Silicosi, scusate. La silicosi. E quando ho avuto la fortuna di sposare l'Emiliano, mia mamma ha detto cerca di tirarlo fuori dalla miniera perché si ci fa quella, anche lì quella fine lì. E abbiamo preso quello negozio e si è andata bene. E adesso ho dei figli nati qui, figli nipoti. I figli parlano italiano, ma purtroppo i nipoti no. E il marito era di Cavolo, di Toano. Toano. Io sono Paglia Pierluigi, vengo da Reggio Emilia, da Toano, mia madre modenese, mio padre reggiano. Mio papà è venuto qua nel 1948, dopo la guerra. E dopo è venuta la famiglia del 53-54 e io sono venuto del 62. Io dovevo fare un militare, avendo la famiglia qua sono espatriato. Sono il presidente di questa associazione, lei era anche presidente, ma adesso è andata in pensione, me l'hanno dato a me. Dunque, le AFI qua è un'associazione famiglie italiane, è una delle associazioni più vecchie del mondo. Hanno incominciato a riunirsi questi ragazzi, che allora erano ragazzi che hanno fatto questa associazione. Abbiamo fatto questo qui, tutto con le nostre mani. Se sapeste che ci siamo in sette, c'eravamo, un comitato, un giorno con il signor Cosini siamo andati alle banche, abbiamo preso 20 milioni di franchi belgi allora, per 1 miliardo di lire. Se sapete che alla banca abbiamo firmato per queste cose, anche le nostre mogli hanno dovuto firmare, dunque abbiamo la casa ipotecata per aver fatto questo lavoro. Sotto ci sono i giovani, sopra facciamo scuola di italiano, abbiamo l'Inca e poi c'è un'associazione, un'altra associazione che prende tutte le associazioni che ci sono raggruppate. Ci sono 7-8 impiegate, sempre sull'emigrazione che si lavora. Questa qui è dedicata a Papa Cervi. Quando abbiamo deciso di dare il nome c'era nel comitato che non erano d'accordo chi è questo Papa, chi è questo Papa Cervi, questo qui, da dove viene, che non viene, ma soltanto che era un volere dei nostri genitori, che erano tutti reggiani quasi. Pensavano sempre che Papa Cervi, siamo riusciti a metterci. Quella strada che facciamo dopo
Vedi che le case sono un po' più grandi, perché tutti gli ingegneri e il direttore abita più vicino ancora alla miniera. Quando più lontano andiamo, meno case di ingegneri che trovai, perché i minatori sempre più dietro. Sulle strade centrali vedi che le case sono fatte più un po' diverse, più grandi. Allora ti chiedo questo, questa struttura a corte era già così? Sì. Questa struttura è come una corte? Sì, sì. È nata così proprio? Sì, è nata così . E vedete che ce n'è ancora di questo sistema, diciamo. Ma gli altri sono tutte a due, quasi a due abitazioni, quattro abitazioni grandi così. L'architetto che ha messo queste case si chiama Blome, architetto Blome. Che lui è andato a vedere in Inghilterra per vedere che lì già c'erano di queste case attorno alle miniere, per vedere quel sistema. Il sistema è più copiato un po' da Inghilterra, diciamo. E allora ho messo nel giornale questa qua, poi hanno intervistato 50 minatori con ognuno la sua storia, e poi Blank Wallenberg, che è una come Sol Italia, diciamo, ha fatto un libro che si chiama Theo van Zwartegout, il secolo dell'oro nero, si chiama. Questa è una foto che è stata fatta qua, proprio la strada dove siamo venuti qua. Era il tempo che abitavamo qui dentro. Nelle baracche, che c'ho anche una, se forse vi interessa, vedi nelle baracche mia madre e mio padre, che proprio nell'entrata. E questa è una foto della classe della scuola dove siamo passati, del 53. Vedi? Ok. Noi la facciamo oggi. Vedi? L'altro ieri. Quindi mio padre, il tempo, il costume di quegli anni, vedi qui io degli anni che sono venuto qua. Gli anni della Vespa. Anche la Vespa è nata. No, io ero dietro, e mio padre non me l'ha dato. C'avevo tre sorelle che dovevo lavorare io solo. Le sorelle non potevano lavorare, perché pugliesi, le donne non potevano lavorare. Altra bella questione. E io devo andare alle miniere per... capito? Loro devono sposarsi con qualcuno con una buona dote, però, no? No, ma non so, per quello il contratto non l'ho fatto io. Dicevano, tante le donne si sposano, no. Non hanno bisogno di scuola. Ok, vedi qua, questo ora il cancello è diverso, diciamo, perché l'altro forse l'hanno levato, ma qui dietro erano tutte le baracche dei minatori e delle famiglie italiane che sono arrivate dopo il 52, diciamo, perché non avevano case abbastanza per abitazione per loro. Allora, siccome che le baracche erano baracche della seconda guerra mondiale, dei prigionieri, che loro abitavano là e non potevano uscire perché tutto il terreno della miniera era tutto chiuso col muro, e guardate con le guardie, allora andavano a lavorare e dormivano là. Nel 52 erano andati via i prigionieri, perché vedi, in quei tempi si diceva che uno che faceva un anno di miniera, li levavano 5 anni di prigione. Vuol dire, guarda quanto è pesante il lavoro che facevamo noi, che le 52 poi siamo venuti noi qua, erano vuoti, non avevano. Il primo giorno siamo arrivati là nella clinica, ci hanno tenuto là un paio di giorni fino a che ha trovato una soluzione, e poi siamo venuti ad abitare qua con tutti italiani in famiglia. Dicono tutti italiani, ma però eravamo anche noi no, dello stesso paese, che arrivano dalla Calabria, che arrivavano dalle tre parti, anche stranieri fra noi eravamo. Ma poi dopo un anno e mezzo ci hanno dato la casa alla Quarta Citea, dove andiamo adesso, e abbiamo abitato, io ho abitato là fino agli anni 70,
e mio padre è abitato fino a che lui è deceduto, dice nel 1991. Siccome non l'aveva comprata mai, l'aveva solo affittata, l'ha dovuto ridare un'altra volta alla miniera, diciamo. Da questa parte, tutti quei blocchi grandi che vediamo ora, perché non ci fermiamo, andiamo subito, sono tutti blocchi di... per gli uomini che venivano solo, che affittavano una camera, che dicono che una stanza, certo, l'affittavano per tre uomini, perché facevano il primo posto, il secondo, era sempre di continuo, il letto sembra caldo, uno andava via, l'altro entrava. Con lo stesso letto. Ma però avevano la sala dove facevano il mangiare, così. Mio padre ha cominciato a svabbere, ma a fare mangiare così, o pulire, allora doveva fare una settimana uno, una settimana l'altro, così. E poi una volta in discussione è venuto, lui ha detto che doveva lavare i piatti, non era vero, lui ha detto aspetta, allora mio padre era un, non l'ha detto lui a me, da amici che me l'hanno raccontato, era uno che non gridava così, ma ha detto devo lavare io, e va bene, ha preso i quattro angoli del tavolino, ha preso tutti i piatti, li ha buttati all'immondizia e ha detto mo comprate gli altri, lavate, detto, ha fatto questione, è venuto a abitare qua, a lavorare qua alla miniera di Winterslack, e poi è andato a dormire, non in una casa così grande di alloggiamenti, ma nelle case normali, così che c'avevano famiglie che avevano due o tre stanze in più, allora prendevano questi quei uomini, pagavano, ma si sentivano più meglio perché era più familiare, perché la donna, la padrona di casa faceva da mangiare, le faceva le tartine, pagavano così, ma era più piccolo così, senza far questione così. Fino a che poi siamo venuti noi qua e poi siamo stati. Vedi, naturalmente quando siamo venuti qua, siamo partiti, vedi c'era un accompagnamento fino alla stazione, andavamo in America, andavamo, mia madre le aveva detto una casa, bella casa, un giardino così, forse uno che ti puliva la stanza, poi cosa avete qua, che andate a abitare nelle baracche, altro che per noi, per i figli non è tanto, perché se hai 10 anni vai a giocare, ma io credo per le mamme è stato un periodo non tanto bello quando arrivando qua, diciamo, di trovarsi in queste condizioni, ma poi piano piano poi. Genitori, per cominciare all'inizio, i miei genitori sono, mio padre è arrivato qui nel 46, più che altro come tutti gli uomini con i manifesti che i soldi erano qui, ma poi anche sia mio padre che mia madre erano dei partigiani, vuol dire che non era un clima da stare tanto lì nel paese, sì. Allora nella prima occasione che c'è stata è partito, mia madre è venuta nel 52, ma sempre stati nella zona di Vatescape, c'erano le miniere, che era un grande afflusso di gente dell'Italia che veniva a lavorare, dato che le miniere qui nel Limburgo erano anche un po' più sicure che nella Vallonia, perché si sa quanto si parla delle mine di carbone, spesso si parla della Vallonia, è la disgrazia di Marcinel con 139 italiani morti sui 236 che sono morti, sono delle cifre che fanno... Però se guardi le singole mine, per dire nel Limburgo stesso, in Limburgo parlo di 700.000 abitanti, è una zona abbastanza piccola, c'era 7 mine dall'inizio, qui a Genk
ce n'era tre grandi miniere di carbone. Nella mina si guadagnava molto, però quando sono arrivate qui le mogli dei mariti, li hanno tutti trovati indebitati. Sì. Sono state le donne che hanno di nuovo dovuto fare lo sforzo da rimettere un po' in sesto la famiglia e anche il finanziamento della famiglia. Quello è maggiormente, lo vedi, è molto delle famiglie che sono venute nell'immigrazione, perché vedi che i mariti, quando erano qui, non è che mandavano sempre i soldi indietro che dovevano mandare. Sai, l'accordo quando sono partiti dall'Italia, stai pur qui che ti mando dei soldi, però non... Era poi anche il sistema delle miniere. Le miniere pagava, per dire, la metà del stipendio era dei soldi, l'altra metà erano dei buoni che potevi comprare o che dovevi comprare nei loro negozi. Un po' la stessa situazione dove ci troviamo il giorno d'oggi. Gli italiani che venivano qui avevano preso l'abitudine, molti, non tutti naturalmente, che quando era l'estate loro con la famiglia se ne tornavano in Italia per un mese o due. Era un'abitudine che vuol dire che l'operaio italiano doveva guadagnare in 10 mesi, si doveva guadagnare lo stipendio di tutto l'anno. La reputazione degli operai italiani, i minatori italiani, era più che altro che erano gente che erano molto in cassa della malattia. E quello perveniva perché volevano fare dei metri. E loro quando lavoravano forte, però quando tornavano in Italia non si sapeva mai quanto tornavano. Ok. E tornando al discorso di prima, quando vi siete trasferiti in Belgio con la famiglia, com'era la vostra casa? Beh, quello è il bello. Mio padre e mia madre, quando sono venuti dall'inizio, sono stati nelle baracche dove c'erano i prigionieri polacchi e russi, al primo campo. Mi ricordo mia madre che mi raccontava la tavola, era una cassetta di aranci che l'avevano girata, avevano messo un po' di legno in cima, e quello era la loro tavola, perché io sono venuto nel 53. Nel 53 si erano già trasferito in una delle case della miniera, però nell'inizio mio padre dormiva in quelle baracche. Poi quello che si è creato anche per molti uomini che erano singoli, delle case di loggiamento si chiamavano, esistono ancora oggi, dove c'è altri ragazzi divisi che devono avere una residenza, loro vanno in queste case che esistono ancora. E quando siete arrivati, com'è stato l'ambiente, il clima che siete trovati? Io posso solo parlare di quello che mi hanno detto i miei. Qui è sempre stato, te devi pensare, qui il problema è che non c'è mai stata un'integrazione dei nostri italiani, e parlo della prima generazione, nella società belga, perché non c'era un bisogno a quel tempo, no? Economicamente andava bene, ci serviva dei operai. Vuol dire che nessuno dei belgi non voleva più andare a fare carbone. Allora a loro gli veniva bene che c'erano questi italiani. Allora l'accoglienza era grande. E se te andavi al negozio, loro ti parlavano l'italiano. Non era te che dovevi fare la fatica da parlare il fiammingo. Ma i nostri sono stati accolti bene. Bene, prima nelle baracche, che non è tanto bene. Però dopo, quando le miniere, intorno a ogni miniera, hanno creato un centro abitativo, una scuola, un cinema, tutto quello che ci occorreva per fare una vita normale. E nelle miniere che compito aveva lei? Beh, mio padre era uno che faceva trasporto, lui era uno, gli stipendi erano i più bassi, aveva avuto un incidente all'occhio, allora faceva il trasporto. Però, sai, nelle miniere quelli che guadagnavano molto soldi sono quelli che lavoravano al fronte, si chiamava, che andavano a fare carbone, e solo che lì mangiavi proprio dalla polvere. E dopo si è saputo anche che la polvere non si digerisce, la polvere del carbone, si attacca al polmone e di lì viene la silicosi. E una delle belle cose da sapere è che la battaglia della silicosi è stata vinta di questa associazione, per tutti i minatori in Belgio, anche quella della Valonia. Noi, i miei, quelli che mi hanno preceduto prima, hanno fatto una battaglia insieme all'Inca, insieme alle ACLI, hanno fatto una battaglia grande per ottenere il riconoscimento della malattia professionale della polvere di carbone, e siamo riusciti a ottenerla. Ma quello è stata la forza dell'associazione, non della politica, che è una cosa tutta diversa, non dei sindacati. L'abbiamo portata avanti noi, i miei primi, quelli che erano prima di me. Questa associazione è dal 55 che esiste, i giovani, il supporto è un'associazione abbastanza giovane,
che si è realizzata quando hanno avuto l'annuncio della chiusura della Ford. Si sono incontrati con dei giovani e noi come federazione, perché c'è da distinguere due cose, c'è l'EAFI che è l'associazione famiglie italiane, c'è l'AIF che è l'associazione internazionale federate. L'associazione internazionale federate, dove sono io il presidente, a noi sotto il nostro coso c'è 138 associazioni disperse in tutte le Flandri e Bruxelles. Vuol dire che inizialmente quando si parlava di AIF più che il 50% erano associazioni italiane. Il giorno d'oggi non è più così, c'è di tutte le nazionalità, sì. Ma ancora molte associazioni italiane come le AFI, per dire. E in queste associazioni partecipa anche qualche giovane? Nella nuova, nelle AFI, l'AFI ti ho detto è del 1955 che esiste l'associazione, dei giovani, 16 giovani dai sotto i 30 non ce n'è neanche uno. Tra i 30 e i 45 c'è la metà, poi c'è gli altri che sono già da generazione che ci siamo dentro. Mi chiamo Salvatore Monachesi. E studi o lavori? Mi sono appena laureato e adesso lavoro a Bruxelles, la capitale, faccio l'impiegato pubblico al Ministero dell'Istruzione. E la gioventù di questa della tua età? E a partecipa a queste associazioni italiane? Non viene praticata più l'associazione. I ragazzi adesso vanno più in bar, anche noi ragazzi qui che vi abbiamo accolto non siamo un'associazione vera, abbiamo fatto una nel sciopero della Ford, la fabbrica qui a Genk, noi abbiamo fatto con un paio di giovani una mensa per sostenere i sindacalisti, perché tanti dei nostri parenti lavorano nella Ford, 4 zii miei ci lavoravano, adesso sono senza lavoro. Tu hai detto che ha chiuso la Ford? Sì, si è traslocata. Ok. Ha delocalizzato, sì. Delocalizzato. Motivo? Motivo economico, perché penso altri paesi, anche fuori dall'Europa, hanno stipendi più bassi, possono assumere personale meno costoso. Mm. Voi giovani italiani, che cosa fate nella vostra vita? Giovani siete uguali a quelli belgi? Avete qualche differenza? Oppure la differenza si è annullata col passare del tempo? La differenza sta diminuisce la differenza fra i belgi e gli italiani, anche tra i giovani. Penso una differenza più grande è che i giovani italiani tifano ancora squadre italiane. I giovani italiani ascoltano anche un po' di musica italiana, come Vasco Rossi, Adriano Celentano, Antonello Venditti, ogni tanto. Ma diminuisce le persone italiane, sono sempre più belghi. In alcuni locali degli italiani non li fanno entrare? Sì, se qua a Genk, la città dove stanno i più italiani, non ci stanno tanti locali, ma Hasselt, il capoluogo di questa provincia, là ci stanno locali e là non sono tanti, non ci accolgono tanto affettuoso. I marocchini, i turchi italiani, quelli del sud, ogni tanto vengono respinti. Il motivo? Dicono che siamo un po' aggressivi o... No, motivi sciocchi. A voi questa cosa vi dà molto fastidio, giusto? Sì, adesso meno e meno, perché io ho la carta d'identità belga, non possono fare la differenza, ma alcuni... Le scorse generazioni avevano anche la carta d'identità d'Italia e poi dicevano no, gli immigrati non entrano qui. Adesso in alcuni locali non c'entro anch'io perché sono un po' troppo scuro, non vogliono immigrati o sono un po' razzisti. Il rapporto tra i giovani belgi e i giovani italiani non... No, il rapporto vabbè. A scuola andiamo insieme, lavoriamo insieme, ma in Belgio gli italiani non sono
dispersi, come si dice? Dispersi. Sono tre grandi città in Belgio dove ci sono gli italiani. A Charleroi è intorno, a Liegi è intorno e qui a Genk è intorno. Il resto del Belgio non conosce gli italiani. Qui, nella nostra città, ci stanno tanti italiani e belgi capiscono la mentalità italiana. Mangiano anche mortadella, prosciutto, ci conoscono le abitudini italiane, ma se vai a 50 km da qui non conoscono niente dell'Italia, ma adesso noi ci ambientiamo di loro e loro di noi, facciamo, è un mix sociale così. Juve Milan Inter ed è più seguita la Juve, sì. Giusto? Ah, yeah, io sono juventino. Ah, giusto. Facciamo sempre la canzone dei minatori. Libraries gave us power. Then work came and made us free. What price now for the shell, the bees of dignity? I wish I